Bella gente piena di godo, bentornati su Elden Ring, il primo episodio ufficiale, perché avete visto il prologo, come avete visto il prologo di Palward. Questo è il primo episodio ufficiale della SUS Run con Elden Ring, incredibile. Vedremo se riusciremo a finire Elden Ring in tempo per il DLC e vedremo soprattutto se SUS è contento, perché come al solito è qui presente e si lamenterà in continuazione, anche se oggi è più silenzioso del solito, quindi non so se oggi lo vedrete. Vi voglio raccontare una chicca, ho comprato il pad. Però c'è un problema, non so come collegarlo. Vi dico solo che ho sprecato un quarto d'ora di registrazione inutile, perché ho provato a collegare il pad, ma non c'è niente da fare, non mi registra l'audio. Quindi non so, devo leggermi cose, devo andare un attimo a capire, perché se uso il pad OBS non mi registra l'audio. È come se mi registrasse l'audio del pad, ma non c'è sta niente, cioè non mi registra niente. Quindi è un po' un problema, perché pensavo bastasse collegarlo e OBS me lo leggeva immediatamente. Invece no, quindi anche oggi giocheremo con mouse e tastiera. Probabilmente anche il primo episodio di Palward sarà mouse e tastiera, anche se forse Palward lo lascio proprio mouse e tastiera. Però Elden Ring io lo preferirei giocare con il pad. Però vediamo, devo probabilmente per l'episodio 2 spero di aver risolto il problema. Quindi sì, siamo mouse e tastiera anche oggi, bella gente. E sì, eccoci qua, il nostro SUS sta sempre qui. Allora, ho cambiato idea. Nell'episodio prologo vi avevo detto che avrei voluto fare, sapete, no, la classica run, andiamo qui, papà. Però poi ho detto, è una cosa che avrete visto miliardi di volte, probabilmente avrete visto miliardi di volte anche quello che voglio provare a fare oggi. Però, con il fatto che non sono bravissimo a giocare con mouse e tastiera, potrebbe venire un contenuto simpatico. Allora, dato che il nostro SUS, oltre ad essere un fan di Malenia, e soprattutto di una parte del corpo di Malenia, il nostro Ser SUS deve diventare forte. Come ha detto l'altra volta, a lui piacciono le armi che lo rendono stuzzicante, quindi gli piacciono le alabarde e tutto. Ho detto, sapete che vi dico, nell'episodio di oggi cercheremo di raggiungere il livello adatto per avere l'alabarda della guardia che sta laggiù. Intanto puliremo questo avamposto qui e prenderemo quell'arma che non mi ricordo come si chiama, quella che procura sanguinamento, non mi ricordo come si chiama. Poi andremo a prendere la fiasca di Elisir, useremo il teletrasporto, andremo dal dragone, porteremo le statistiche a 30 forza, mi pare che era 30, 12, 14 se mi ricordo bene, per avere l'alabarda, quella del guardiano, che è quella che ha il potere, no? Quella che ci riempie di godo, e finiremo l'episodio con quella. Quindi questa più o meno è la strada che dobbiamo fare oggi per avere un'arma più decente per esplorare dal prossimo episodio meglio quest'area. Quindi faremo queste cose SUS, quindi direi di partire subito con l'eliminazione di questo posto. Ovviamente come al solito siamo mouse e tastiera, non mi ricordo i tasti ovviamente perché mouse e tastiera. Oh, io. E poi magari tanti di voi hanno giocato a The Ring mouse e tastiera, però per uno come me che è abituato al controller. Ok. Oh, dardi. Sus. Vai, fino a qua. Siamo in grado di fare questa pulizia incredibile. Ovviamente vorrei prendere anche l'oggetto che è dentro la catacomba qua. È fra il flagello, non mi ricordavo mai la vita se era flagello. Ah, ovviamente prenderemo anche l'anello che ci aumenta il danno, tanto per fare cose. Quindi faremo una cosa molto extrema adesso. Non mi ricordo neanche dove è il buco. Ah, eccolo, buco, c'ho fatto. Via. Velocissimi, così. Vai, forza. Devo prendere tutto. Prendiamo questo, che era la cosa per mettere le Ashes of War. Infatti mi ricordavo. Nice. E il coltello. Molto bene, molto, molto bene. No, ho fatto un errore gravissimo, perché non posso competere con lui mouse e tastiera. Direi di fuggire. Buono. Non penso abbiamo speranze contro di lui. Potremmo... la nostra prima morte? Vabbè. È andata così. Vabbè. Poteva andare peggio. Dai, forza, forza. Siamo fortissimi. Non mi ricordo neanche come si beviamo le Estus, ragazzi. Vi dico solo questo. Vabbè. Dark Souls 2 insegna tante cose. Ah, così ci abbassava. No, non farlo. È andato giù. Anzi, pensavo di morirci, ve lo dico sinceramente. Per un attimo ho detto ci chiederemo male. Perché più che altro non mi ricordo i tasti, cioè volevo fare attacco in salto e non mi è venuto, quindi. Allora, non credo possiamo fare neanche un livello. Ah, possiamo fare un livello? Ah, ok.
Destrezza 14 serve per fare per l'alabarda, sono sicuro. Se mi ricordo bene era 30, 14, 12 a fede, se mi ricordo bene, quella alabarda del guardiano. Ah, non ho preso la mappa, non ho preso la mappa. Dove vado se c'ho la mappa? Molto bene. Allora, noi dobbiamo andare adesso, abbiamo detto, dobbiamo andare a prendere l'elisir, quindi dobbiamo fare tutta la strada, va bene? Ok, vai, si parte. Ricordo male o c'erano due? C'era una spada, la spada del vassallo, tipo. Ah, eccola, infatti. Va bene così. Gli scontri quelli belli. Vabbè. Eccola qua, la spada del vassallo. Non mi ricordo che era uno spadone, che era. È il momento di fare il nostro bel viaggetto. Uccidiamo lui, che dite? Scontro incredibile a duello, incredibile. Yeah. Ah, è vero, qui c'era Bok, minchia, chi se lo ricorda Bok? No, non mi ricordo mai nella vita dov'è Bok. È laggiù? No, non mi ricordo dov'è Bok. Eccolo Bok. Eccolo Bok. Some Claude, you were just breaking us. Thank you. Povero Bok. Bok tra l'altro è uno dei suoi con una storia così triste, amore, veramente. Vabbè, attiviamo la sua storia. Dai. Oh. Grazie, ho proprio bisogno di funghi. Sneak back into them, then I... Ci sono tutte le storie, ragazzi, che poi attiveremo con calma, però. E questo, scusa? Ah, foglia capillare. Ma da quando ci stanno le foglie capillari qua? È andata male. Ok. Non sta andando molto bene, ragazzi. Devo un attimo levare questo coso che mi sta dando un fastidio. Vabbè, ma questi li possiamo pure schivare, che ci frega. Via, via. Ciao. Allora, dobbiamo andare, tanto da questa parte dobbiamo andare. Opla. Mi piace colpire la gente e scappare, molto, molto gangster. Stiamo andando nella direzione giusta? Ah, giusto, non posso aprire la mappa. Il combattimento! Ok, perfetto. Direzione giusta. Ok. Mi ricordavo che qui c'era la nostra amica. Fino a qua ci siamo arrivati. Allora, io intanto direi andare a prendere la mappa. Se mi ricordo dove stava qui vicino, infatti. No, è vero, c'erano gli orzi. Ecco, questi mouse e tastiera probabilmente ci uccideranno, penso, 50 volte. Perché questi sono tra i nemici più odiosi. Da oddio, non so se proprio io più odiosi di Elden Ring, ma my god. Cioè, questi orsi infami erano veramente cattivi. Quindi l'idea di affrontarli mouse e tastiera potrebbe risultare pessima. Ah, è vero, qui c'erano i cosi. Allora, io vorrei prendere la mappa, però c'è pure l'orso là. Allora, io direi di scappare alla velocità della luce. Io quello non lo voglio fare. Ok, abbiamo la mappa. Molto, molto bene. Adesso dobbiamo andare qua giù noi. Dobbiamo andare lassù. Perché se ricordo bene, lì c'era il nostro elisir da prendere. Ma ecco l'altra cosa che non ho fatto. Sai le risate? Io davo per scontato che noi siamo in grado di usare flagello. Non lo possiamo usare. 18 a destrezza. Ah. Allora, io non mi ricordo una cosa. Ah, ora voi riderete probabilmente. Posso usare il sanguinamento di flagello anche se non ho le stats giuste? Il farming del drago funzionerà ugualmente? Sì, no, te fratello ci vediamo la prossima. Funzionerà lo stesso? Oppure perché non ho le statistiche non funziona il sanguinamento? Allora, ora prenderemo il nostro carissimo Elisir. Pensa a Malenia affrontata a mouse e tastiera. Vabbè, ciao. Il delirio. Eccoci qua, chiesa di Marica. Molto, molto bene. Eccoci qua. Ecco l'ampollina magica. Molto, molto bene. Molto, molto bene. Ora, andiamo qua. Ampolle, incrementa.
Io volevo fare miscela balsamo, eccolo questo, e ci mettiamo questa. Beh, per forza, non abbiamo altro. Equipaggiamento, ah, ce l'abbiamo già, perfetto. Se ricordo bene, cioè nella cascata c'era il teletrasporto per andare dal nostro dragone. Era qua? Eccolo là, perfetto. Mi ricordo ancora qualcosa di Ring, questa cosa mi fa piacere. La mia memoria non è completamente andata. Eccoci qua. Vai. Quello lo uccideremo tra molti episodi probabilmente. Eccoci qua. Facciamo questo. Questa è la prima parte. Ora, la parte più, diciamo, sus è riuscire ad arrivare al farm del... No! Sì, però ci voglio andare dopo alla tavola rotonda, ragazza. Senti, Gioia, ci andiamo un'altra volta, va bene? Fatti portata, è un'altra volta. Adesso Sus deve fare delle cose. Mi ricordo dov'era vagamente, però non è che mi ricordo benissimo dov'era. E sicuramente dobbiamo superare il ponte, fino qua. Qualcuno mi ha visto, vabbè, non mi importa, andiamo. Qui ci sono questi cosini infamissimi, veramente cattivissimi. Ok. Oh, là c'è il nostro amico dragone. Oh, 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 oh. Ah, giustamente non l'avevo preso dall'altra parte, giustamente. Okay. Prova di coraggio. Allora, non mi ricordo se c'era un trucco. Ah, no, in realtà non credo ci fosse trucco. Basta andare veloce, insomma. Questo lo uccideremo. Beh, lo uccideremo tutto, in realtà, però. Io correrei un attimo, proprio velocissimo. Mamma mia, sei bellissima, però. Mi sa che siamo morti, eh. No? Siamo riusciti a scappare. Ok, GG. Che poi sono cose facili queste, per carità, l'avrete fatti chissà quante volte. Però per me che non tocca il ring da un anno e mezzo. Insomma, è un miracolo che ripete. Poi sto giocando pure mouse e tastiera, che non è, diciamo, è un malus giocarlo mouse e tastiera. Allora, qui c'era pure il co... Ah no, quello, pure questo lo uccideremo con tempo. Ok, qui dobbiamo fare il salto incredibile. Sì, però questi momenti così che mi fai il tutorial mentre faccio le cose, non mi ricordavo che era così invasivo. Ah, me l'ha fatta al contrario. Naggia Eva. Eccoci qua. Ecco. Bene, 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 bene. Siamo arrivati. Eccolo qua, il dragone del farming infinito. Che, ripeto, non so se per PC funziona ancora questo, tra virgolette, trucco. Questo barba trucco. Adesso sai le risate se il flagello non funziona. Mi preoccupa solo una cosa, di non essere in grado di farlo con la velocità con la quale lo facevo per console. Quindi che ci muore al primo tentativo. Allora, intanto direi di fare... Che dite, ragazzi? Proviamo a prendere l'anello? Allora, qui c'è l'anello, quello molto molto bello. Io adesso proverò a fare questa cosa, però probabilmente finirà malissimo, perché... buongiorno? No, grazie, no. Ah, non mi sale. No, mi è salito. Ok, anche veloce, veleno. Ok, ci siamo usciti. Fino a qua, ci siamo usciti. Bene. Volevo aprire lo scrigno, però non fa niente. Ok, bene. Molto bene. Ho preso il medaglione. Allora, stavo per morire male. Allora, se mi ricordo qualche cosa, a parte i fantasmi qui, dovevo scendere, rompere un muro e poi saltare. Cioè un muro di legno, se ricordo bene. Giusto, ragazzi? Era così? Era qua? Ah, ma non vedo niente io. Ah. Molto bene. Oh! E mo? Oh! Era qua? Preso! Ok, uccidete. Vai. Qua fatto senza torcia. Va bene. Va bene così. Primo anello per noi. Oh, molto bene. Abbiamo il nostro anellino bello. Allora, se ricordo bene, mi sa che era qua, tipo. Ah, eccola. Ok, sta funzionando. Si sono arrabbiati tantissimo. Spero di farlo bene, perché non... non mi ricordo. No, c'era un punto specifico che... Sa che era questo, forse? Questo era il punto.
Ci vorrà un po', ragazzi, vi taglio a quando ci riesco. Sì, lo so, mi devo mettere le fiasche blu. Tutte fiasche blu, vabbè. A tra poco. Vediamo un po'. Ha funzionato? Funziona ancora, molto molto bene. Mi sono dimenticato di prendere la zampa di gallina per avere più punti, vabbè. Allora, se non ricordo male era 12 fede, sicuro, mi ricordo sto 12 fede. E poi era forza 30. No, un punto, no! Oddio, lo devo rifare un'altra volta. Mannaggia, mi pare che era 30. Però non ce n'è bisogno. Vedi, vedi la mente godosa, io non ne ho bisogno dell'ultimo punto, perché abbiamo l'anello. Quindi in realtà va bene. In realtà va bene perché noi abbiamo l'anello. Giusto? Giusto. Perché l'anello ci aumenta 34. Yes! Si gode. Che ne pensi, Sus? Allora, cameraman, Zoelo, come ti chiami? Sono stato tutto questo tempo qui con sto coso che neanche usi e ci voleva tanto a fare i conti. Certo che lo potevo usare, sono stato in silenzio fino a mo'. Il vostro Sus vuole la lampada, incredibile, perché solo lui può usare le cose lunghe e Sus. Malenia, preparati perché appena arrivo quei piedi. Capite perché lo faccio parlare poco? È per questo motivo. Tra l'altro adesso ci possiamo mettere anche l'armatura. Perché adesso... Oh! Possiamo fare il roll? Il cavaliere Sus sta diventando veramente una belva. Allora, adesso finiremo l'episodio in maniera molto molto epica, perché prenderemo l'alabarda. Tra l'altro il fatto di avere il farming qui è che ogni tanto, fin quando non sblocchiamo la zona di Mog, dove c'era il farming con l'arco e frecce, per adesso dovremo accontentarci di questo qui. Ci vuole un po' a farlo, però. Vabbè, andiamo alla tavola rotonda e poi prendiamo la labarda. Dai, andiamo alla tavola rotonda, dai, va bene. Mi piace, non ci volevo andare adesso, però dai. Vabbè. Vai, andiamo alla tavola rotonda. Si vedranno quanto siamo belli e muscolosi con i nostri baffi rossi. Incredibili. Allora, con tutta questa bella gente ci parlerei la prossima volta. Vabbè, parliamo con Gideon, con lui, vabbè, parliamo con lui, dai. Però quanto è bello, siamo grossi di te. Oh, this is a rare case. I can't remember the last time. Very well. Puoi abbassare la guardia, vabbè, sì, però sai, non si sa mai. Me a word of a you or a mere lo so. Guest. Remember your place. Lo so, hai ragione. Detto da te, poi, vabbè. There's nothing left to say. Faccio che ti aggrada, vabbè. Anzi, che non ci ha detto di fare battute con la bambola, la blabla. There's nothing left to say. Va bene, fai quello che ti aggrada, va bene. Io adesso ti picchio, no, scherzo. E questa che è? Accede ai combattimenti di arena. Ah, questo è il famoso Colosseo che io non ho mai fatto. Quindi il PvP si può fare anche da qui, ma pensa un po'. No, sto pensando, io tecnicamente avrei un livello, cioè avrei 3000, vabbè. In realtà però potremmo comprare da lui. In fondo Sus vuole essere un piromante, quindi possiamo comprare le nostre prime piromanzie. Va bene. Allora, direi di comprare intanto queste due piromanze, che dite? Vabbè, tu sei... Dammi la tua emoticon. Ah, infatti mi ricordavo. Allora, qui dalle signorine acquista. Allora, che possiamo comprare di utile? Ci può servire qualcosa? Intanto ci compriamo l'arco, eh. Le frecce poi le compriamo un'altra volta. Vabbè, parliamo pure con lui. Tanto ormai ci siamo persi il dialogo di lui quando lo incontriamo vicino il tizio pirata, quindi va bene così. Lo so, hai ragione. C'è uno scheletro qui che la pensa proprio come te. A questo punto direi di andare qua e uccidiamo quella sentinella, se ce la facciamo. E prendiamo la barba. Che possiamo usare grazie all'anello, vedi? Mi ero completamente dimenticato della waifu definitiva, mi ero dimenticato di Ranni. Che poi Sus, perdonami, per carità, ma tu non avevi un fetish pure per Ranni? Cioè Ranni è la waifu definitiva, giusto? Allora, non confondiamo Zuppa con Pan Magnato. Allora, questo personaggio gli interessa Malenia, perché insomma il vostro Sus apprezza tutto. Però ragazzi, non scherziamo, mamma mia, Ranni. Damn. Mamma mia, quelle manine, tutta quanta Ranni, mamma mia! Ranni è la waifu! Come pure se ci fosse sua maestà, non c'è sua maestà, però avrebbe approvato anche lei, perché Ranni è Ranni, ecco, quindi vegli parlare con Ranni e rispetta! Mi ricordavo che infatti Ranni era, diciamo, molto apprezzata. Ma posso muovere? No, non posso muovere. I've heard tell of a tarnished, and upon looking in the talk I surmise, as if the art possessed the power. Sì, va bene tutto. As I had hoped, I like Torrent's former master. Grazie, ne avevo proprio bisogno.
I nubetti. Chissà cosa sta pensando quando guarda un bellissimo susso così. Ok, ok, va bene, i miei fratelli, tutto posto. Va bene così. Compriamoci un po' di frecce, va? 31 frecce. Io mi sa che non ho mai evocato nessuno contro questa creatura. Allora, adesso, ragazzi, inizierà il divertimento. Vai, lupetti! Vai! Ai, 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 ragazzi. Prenderemo certe mazzate qua. Oh! Ah, vabbè, però... prendiamo pure più danno perché abbiamo l'anello. Continuo a dire che c'è una parte di me che credo di non aver mai evocato. Non riesco a schivare, ragazzi, moriremo male. Che non ha mai evocato gente contro questo coso. Ok. No! Vabbè, mi ha preso veramente a fortuna, però va bene così. Che poi è molto più facile secondo me fatto senza vabbè, volevo fare una cosa figa, fa niente, volevo evocare torrent. Vabbè, dai, scappo. Vabbè, volevo scappare, mi ha bloccato l'albero. Vabbè, fa niente. Io volevo evocare quell'infame di torrent, non mi ricordavo il tasto. Era e mannaggia me. Continua a incastrarmi, Va bene. Allora, facciamo senza cavallo, dai. Ok, ho schivato un colpo. Ah, giustamente. Non ho niente. Ah, ragazzi. Ah, è vero, faccio la tua attacca. Ok. Va bene, ok. Useremo la vecchia tecnica del nonno. Useremo la vecchia tecnica del nonno. Voglio finire l'episodio con il suo culo per terra. Dato che il nonno pescatore pescava sempre, adesso faremo fishing, quindi lo purgheremo lentamente. Con molta calma, iniziamo, vai, forza. Che poi è facile che muoia lo stesso perché... infatti, mamma mia, non vedo niente. Non mi ricordo come si salta! Che figo. Pensate a giocare a Elden Ring così che io sto premendo i tasti a caso perché non mi ricordo le cose, mannaggia a me. Ok. Ci vorrà un po' così, però così dovremmo farcela, insomma, le ultime parole famose. Doppio punto. No, un po' meno. Allora, lo so che non andrebbe affrontato in questo modo questa creatura, però vabbè. Facciamo che va bene così. Colpetta alla volta. Molto facile incastrarsi! Fase 2? No. Lo so, me lo ricordavo. E poi vedi, se stai tranquillo, sono riuscito a missare due colpi, cioè un achievement quando me lo date. Ok, colpetto, vai, vai, vai. Fratello, voglio la tua barra e me la darai. La fretta, mamma mia. Vai. Vai, vai, vai. Devo far aspettare che lui viene da me. Ecco qua, due colpi, vai. L'ansia finale. Ok. Addio, fratello.
senza neanche prendere un danno, vabbè, con la tecnica più veramente più infame del mondo, però vabbè, la tecnica del nonno, ragazzi, nonno pescatore, molto 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 bello. Oh, e siamo carico pesante, ovviamente, ragazzi, pronti? Pronti alla figata, guardate, mi levo l'elmo. Oh, eccolo qua il vostro Sus, mamma mia la potenza, guarda che roba. Ragazzi, spero vi sia piaciuto questo episodio, mi sono divertito veramente un mondo. Questo deve essere il mood che mi piace, dai, sai. Intanto Sus dovresti ringraziare per, insomma, mi dovresti dire bravo, che sono riuscito a sconfiggere sto coso. Che infame, quando mi devi fare i complimenti non parla mai Sus, è un po' cattivo, però vabbè, dai. Gli vogliamo bene anche per questo. Io direi di finire così, in bellezza. Ragazzi, vi ringrazio di aver visto questo episodio godoso, incredibile, di questa Sus Run incredibile. Nel prossimo episodio probabilmente esploreremo un po' questa zona, quindi parleremo con gli NPC, uccideremo il dragone, uccideremo quello lì della dita insanguinata e prenderemo quella, il, non mi ricordo mai come si chiama, comunque il coltellino, quello che lanciava le lame di fuoco, sì, di fuoco magari, le lame di sangue, che era fighissimo, e esploreremo un po' di dungeon e probabilmente quello dopo andremo a affrontare il castello di Gran Tempesta. Ragazzi, io vi ringrazio, Sus vi ringrazio anche se adesso sta muto perché non sperava che non riuscissi a prendergli sta cosa. Ragazzi, con questa inquadratura incredibile del vostro Sus godoso, vi mando il godo anche con questo Sus e noi ci vediamo al prossimo episodio.